Infatti. Senza posa. Odo le gocce di una pioggerellina e un fiume in piena, tarli che rodono le mente come topi nei fienili. Saggiamente cerco l'ombra della pace, percorro i sentieri e mi ritrovo nella carezza di un raggio di sole. Esistenze che invano cercano un senso, vite segnate nei più incerti, emergono confusi sentimenti e falsità perenne. Centri d'incontro negli spazi dell'esistenza, vivere al meglio o senza. Vite senza posa, occhi lucidi e mani senza niente, generazione impotente contro voci adolutrici, campanelli d'allarme nei vuoti, frutti e sementi di un'epoca migliore, musica delle stelle di avere sempre il sole. Senza posa. Odo le gocce di una pioggerellina. Eccoci qui, Buonasera. buonasera, buonasera a tutti, amici di Ultima Sesia. Ciao Buonasera. Giovanna. Ciao Sabrina. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, 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 sono contenta di abbastanza. rivederti. Bene. Anch'io. Ti ringrazio innanzitutto di aver accettato di essere la prima persona che io ho l'onore di intervistare, ok? Non sono... L'onore è mio. No, 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 non scherziamo. Io sono contentissima perché, come avevo già detto, avevo proprio piacere di creare questo spazio dedicato a tutti voi che siete così numerosi in questo gruppo ad essere dei veri artisti in vari settori e quindi avevo veramente piacere di darvi questo spazio. Ah, E grazie, grazie. quindi ti ringrazio. Tu hai già uno spazio tuo sul sito di Eventi Valsesia, che probabilmente molti conoscono già, che si chiama Pensieri e riflessioni di Giovanna Spitaleri, dove più o meno una volta alla settimana pubblichi poesie oppure riflessioni, Sì, giusto? Come vuoi tu, sì. a tuo piacimento. E io sono contenta di darti questo spazio. Grazie. E, niente, allora, Giovanna. Dici qualcosa di te, di dove sei, Sì. dove vivi, se vuoi Allora, parlarci. sì, io allora sono venuta qui in Valsesia 33 anni fa. Aspetta. Quindi la Valsesia mi ha adottato e comunque qui si vive bene. Io sono venuta qui perché mio papà era stato ammalato e comunque per stargli vicino e comunque mi trovo qui. Poi ovviamente questo paese è una favola e sono rimasta. Eh sì, è molto bello. E, è molto bello, Varaldo. Sì, a me piace. Non andrei, guarda, non andrei più in nessun posto, anche se il mio paese nativo è bello, è Catania. Non è una Ah, città. sei di Catania, vero. Sì, è Catania. Però ormai mi trovo qui, quindi credo di essere stata adottata. Vabbè, direi di sì dopo 33 anni, eh? Sì, Direi. poi. Poi mi voglio dire, ho avuto cioè, le figlie, sono cresciute qui, poi adesso sono nonna e tutto. Ormai E resto tu qui. Grazie. rimani qua e noi siamo contenti che sei qua in Valsesia. Benissimo. E Allora, poi, sì. No, sì, dimmi, dimmi. dimmi pure tu, continua pure tu. E poi diciamo che diciamo che la Valsesia è stata il mio. In Valsesia si ha l'ispirazione.
per le poesie, perché è tutto così bello che nasce per forza un'ispirazione, o per dipingere, o per la poesia, o per scrivere. Per me è nata la poesia. Io nasco come poeta, Vero. poetessa, quello. È vero, hai Sì. ragione. Forse questi paesaggi, questa natura, è fonte di ispirazione per tante cose, hai Sì. ragione, sono d'accordo con te. Sì, abbastanza. Ecco, E, ascolta, quando è che hai cominciato a scrivere? io ho cominciato a scrivere dopo che è morto mio papà. E nel 1989 scrissi una poesia che poi l'ho dedicata a lui. Praticamente una poesia che poi con l'aiuto di mio fratello gliel'avevamo fatte incidere in un libro di bronzo sulla lapide di mio papà. Ed era la primissima poesia. E poi dopo, col tempo, ne ho scritte altre, perché comunque la poesia era per me, è stata proprio, sai che cosa? Era stata una terapia dell'anima, perché io dovevo Sfogare in qualche modo il suo. sfogare in qualche modo, esatto. Sì, è Niente di stata male. quella. Sì. Ti sei Sì. sfogato e lo stai facendo bene anche, eh? Cosa stai Grazie. Comunque, facendo? faccio del mio meglio, perché poi devi sapere che poi l'ho tralasciato un po', quindi per motivi anche, sai, lavorativi, tante cose che ho dovuto affrontare. Poi c'è stato un pezzettino della mia vita in cui ho dovuto riprendere, perché comunque ho avuto dei problemi di salute, e lì scattò l'altra parte, diciamo, della sofferenza, perché a me nascono le poesie nella sofferenza. Vedi, 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 infatti, alcuni nella gioia, alcuni nella sofferenza. infatti, le emozioni, che siano belle o brutte, in qualche modo ispirano sempre, è vero? Sì, quello è vero, è vero quello che dici, perché a me è ispirato, diciamo, la sofferenza, e per due volte, perché poi avevo appunto lasciato e poi ripreso. Ho capito. Quindi. Ascolta, c'è qualche scrittore o qualche poeta che ti ha ispirato comunque nello scrivere le poesie? Sì, quando ero piccola, per esempio, mi piacevano, ma proprio tutte le poesie di Giovanni Pascoli, e tutti proprio, perché lo vedevo, sai, il poeta dal cuore fanciullino, Sì. chiamato così perché io ritrovavo, siccome io anch'io mi rivedo un po' fanciullina, perché quando non si vive bene, io così, penso così, proprio la fanciullezza a pieno. Sì, sai, hai nel cuore un qualcosa di fanciullino, diciamo. Tutti siamo un po' bambini ancora, eh? Rimaniamo Sì, anche bambini. quello è vero. Per esempio, io guarda, Giovanni Pascoli per me, guarda, era il poeta, il migliore poeta, perché lo sappiamo tutti che poi le poesie a scuola dovevamo recitarle, e allora io dicevo, Volentieri. mamma. Dicevo, ma mamma mia, ma questo qui non ne aveva da fare, però adesso capisco, comprendo, perché voglio dire, io sono proprio nei loro panni, diciamo. Però a me piaceva l'Aquilone di Giovanni Pascoli, addirittura c'era una poesia, l'Equilibrio, cioè mi davano proprio quel senso di benessere. Bene. Ascoltami. Però Sì. mi raccontavi anche quando ci siamo conosciute che ti piaceva anche, cioè ti ha ispirato Sì, anche a sì. scrivere, forse Alda anche. Merini, sì, Alda Merini, per esempio, c'ho anche il libro, vedi, io proprio di Alda Merini è una cosa, mi sono ispirata la seconda parte della mia sofferenza a lei. Lei mi ha dato proprio quell'input proprio a riscrivere di nuovo, perché mi sono trovata in una, diciamo, depressione. E quella depressione mi stava portando, mi stava logorando, nonché io
cominciai a leggere la sua vita, la sua biografia e cominciai a capire che dovevo fare qualcosa anch'io. E l'ho fatta, ho Bene. cominciato a scrivere. Sì, Hai sì. fatto bene, hai fatto Io la vedo una poetessa valida, bene. la nostra poetessa del Novecento, attuale, contemporanea. Molto, Molto bene le molto sue poesie, brava. davvero. Sì, io Molto. ne ho. Guarda, per me, infatti, ogni tanto quando so, li leggo. E fai Non bene. leggo, non Mentre leggo solo le. Non non leggo leggi solo le solo le tue. No, tu le mie. scrivi, le tue. Io li scrivo. Tu le scrivi. Sì. Ascolta, a proposito di questo, ti ricordi quando una volta ti dissi, ma guarda che ho trovato un piccolo errore di ortografia, ti sei sbagliata, posso correggerlo quando tu mi hai mandato una foto. Esatto. E mi hai detto, Sì. no, non è, cioè, sì, sono degli errori, ma sono degli errori voluti. Vuoi spiegarci di che cosa si tratta? Sì, per esempio si chiama licenza poetica. Adesso, vabbè, licenza poetica, però dobbiamo stare attenti perché se no dicono, ma come poeti, perché è una cosa proprio letteraria e tutto, dice lo fanno apposta perché, come. Allora, ad esempio, nelle rime di Dante Alighieri si legge, guarda, la quale parea uno spirito infiammato, oppure in Ugo Foscolo, le nubi estive e zeffiri sereni, mentre troviamo il sabato del villaggio di Leopardi, che c'è un verso che recita la sua, allora, il suo, la sua, senti questa, parca mensa, fischiando il zappatore, ma vedi quanti errori? Man mano che ho citato, però sono errori usati nel senso traslato della locazione licenza poetica, che viene usato praticamente quando una persona compie un'azione formalmente che non è corretta, ma accettabile dato le condizioni Ho del capito. testo, del componimento. Ho capito. Quindi, se noi, per esempio, facciamo anche. Per dire, no? Nelle mie poesie vedete anche qualche parola inventata, perché Sì, noi è vero. abbiamo, sì, per esempio, io ho il vizio di dire, per dire Serena, dico Serafica, oppure che ne so, altre cose che trovate nel libro delle mie poesie, che a volte anch'io dico, ma chissà perché l'ho usato, però. Gli editori mi dicono che vanno bene. A volte quando scrivo faccio anche vedo il sole dentro me, a volte faccio anche fatica quando devo scrivere normalmente perché dico aspetta Giovanna, qui devo qui non è licenza poetica. Vabbè, Hai dai, capito? però esiste questa cosa. Infatti, Assolutamente, normalizzarlo, perché assolutamente. magari qualcuno leggendo le tue poesie trova degli errori e dice: ma come Sì, scrivi? Invece sono errori appunto voluti, come stavi spiegando tu, è voluti, giusto ricordare. accettati, dato le circostanze, quindi sono accettati, ma già dai tempi dei poeti no, nostri dell'Ottocento, così. Sì. Però non Bene. dobbiamo. Io dico ai poeti, no? A tutti, perché comunque ho fatto anche la giurata, eh? Ah, Ho quindi. detto, sì, ho fatto la giurata per le poesie, ho detto, occhio, non è che ve ne dovete approfittare, perché comunque dobbiamo essere, cioè, se tu fai, componi una poesia, devi mettere le parole, poi, come dicevo, ci può stare, si può accettare nelle circostanze, va benissimo. Però non io lo faccio in alcuni casi. Ecco. Va bene. Allora, io ho messo in sovraimpressione, spero che si veda abbastanza bene, la copertina del tuo libro di poesie, Sì. Rimane E dentro me, giusto? Il tuo primo libro di poesie, è vero? praticamente sarebbe il secondo, perché È già il sì. secondo questo? Ah, ok, Sì. scusa, ti chiedo scusa, No, no, perché devo no, partire in due.
No, ma sono io che non te l'ho detto. Comunque sì, è il secondo perché il primo è il mio tempo, però questo qui ho messo davvero l'anima perché ho ripreso la seconda parte della mia sofferenza che ho scritto. Per esempio, se vuoi te ne leggo una, ma... Ecco, Volentieri, sì, certo. io nell'universo. Che appunto troviamo qui, melodica nei sentieri casti m'avvio, or che sola nella libertà dei sogni canto, io danzo, volteggio e varco nei valichi imburrati di bontà. Cos'è la mia vita? Un soffio, a me pare. Verso l'incanto sorseggio l'aroma. Poi mi avvolgo nei cantiti e lo zucchero filato e volo, volo, volo nel tempo senza ali, senza posa. L'essenza dei sensi mi immerge nei vortici, fermo per arrivare al traguardo e ammiro l'universo. Poi spengo la candela della fantasia. Ad un tratto, eccomi. Bella, bella. Bella Grazie, Giovanna. però... Sì, volevo farti notare Dimmi. quando io dico qua valici imburrati. Valici. Imburrati. Imburrati. Vedi come, cioè, la dobbiamo fare scorrere la poesia. La poesia è così. E beh, insomma, e te sei la poetessa e noi prendiamo tutto, è benissimo così. Grazie, grazie. Grazie, complimenti. Ascolta, io nel frattempo non so se, perché non vedo da Facebook se ci sono i messaggi, cioè ci sono i commenti, comunque ti stanno salutando. Ciao Io mamma, non vedo. tu non li vedi, comunque c'è. Vediamo se riesco a metterli in sovraimpressione. Ecco qua, ciao mamma. Ah, ecco mia figlia. Ciao, ciao Sì. E Rossella. poi vabbè, un saluto a tutte e due. Ciao Sabrina, buona serata. E non vedo chi sono le persone che scrivono, purtroppo chiedo scusa, però Ah, grazie, va grazie. bene. Allora, dicevamo, sole dentro di me, allegato a questo libro c'è un piccolo libricino che è la raccolta di aforismi, giusto? Di aforismi di Nonna Jo, Sì, vero? questo qui. Eccolo. Perfetto, ce l'ha, Si sì. vede anche in sovraimpressione, ecco. Ok. Vuoi leggerci anche qualcosa da questo libricino? Un aforismo, due, quello che vuoi tu? Ok, grazie. Allora, io per esempio degli aforismi mi piacciono perché comunque nascono da proverbi o dei salmi della Bibbia, che comunque sono delle frasi che noi sentiamo dentro, ma sono enigmatici, ma nello stesso tempo riflettono proprio la realtà. Io adesso te ne dico una, a volte sono un po' complicati, a volte semplici. Allora dice: quando puoi aiutare a qualcuno, sii grato perché la vita ti ha messo in condizione di poter dare e non di dover chiedere. Questa è semplice. Invece te ne voglio un'altra un po' enigmatica. Perché allora, l'umile sente che sbaglia. E lo ammette. L'ipocrita sente che sbaglia e lo nasconde. L'arrogante si crede immune dall'errore. Ecco, giusto. Poi, cioè, sì, un po' diciamo, devi cogliere proprio. Poi l'ultima fase di un evento è l'inizio eroico di un'altra vita. Poi ce ne sono comunque tanto. Questa te la voglio leggere perché questo qui ho lavorato tanto per la mia autostima, quindi è una cosa proprio mia. Dedicata a te. Sì, l'ho dedicata proprio a me. Sì. L'autostima sarebbe una vittoria se fosse personalizzata a piccole dosi.
Cioè, io sono proprio a zero come autostima, però Ma credo che di riuscirci a piccole dose di crearmi di più quell'autostima che non ho. assolutamente, assolutamente. Ascolta Sì. Giovanna, allora, le tue poesie, io vedo che tu sei già ti sei già messa in un punto strategico di casa tua, perché, Sì. ecco, le tue poesie hanno ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti. Assolutamente, sì, io ringrazio Dio sì per questo, perché comunque ogni volta veramente, infatti nella mia famiglia, tra virgolette, dicono, ma scusa, hai vinto, qual è? Cioè, ormai non mi considerano più quasi, no, vabbè, adesso Sono abituati a vedere sono la abituata, no, adesso vabbè, sto scherzando, però loro sono contenti, le mie figlie partecipano sempre, mio genero, insomma, sono sempre, poi mio nipotino, il mio nipote, quello quindicenne, insomma, sono, poi gli altri sono piccolini, però quando vedono, per esempio, che ne so, quando c'è delle presentazioni che devo fare in biblioteca, vedono le foto. Dice, quella lì è nonna, però ormai non ci fanno più caso. Va E bene, però è normale. Sì. quindi dicevamo, Faccio dietro vedere. di te, se vuoi farle vedere, ci sono, se vuoi far Sì. vedere i premi, i riconoscimenti, ecco, Allora, sì, c'è una certo, parete intera, volentieri. intera. Guarda che Volentieri. Ecco. Questa qui, guarda, è una galleria che ha fatto mio marito. Perché, diciamo, vedi, e qui ci sono delle coppe che non sono tutte perché non so dove metterli. E poi ti faccio vedere questi che comunque sono diciamo, dei trofei. E questa è la cosa, quella che mi piace di più perché comunque, sai, sono fatti in bronzo. Questo era il primo premio, bellissimo. Magna Grecia, ho partecipato al concorso di Genova. E ho vinto tante volte, insomma. E questo addirittura è un canale di una casa di un poeta giù in Sicilia, a Catania, che hanno dedicato anche una via a questo poeta Antonino Bulla. Via Antonino Bulla, perché era un poeta, appunto, e io ho vinto il premio che me l'hanno mandato dal centro d'arte. E Beh, poi questo sono ottima due, insomma, poi qui, vabbè, mio marito mette anche, vedi, le medaglie. mamma mia, Sì, tantissimi, veramente. ho anche, vedi, anche questi ti faccio vedere, li ha perso, cioè ne ho, ti dico, Dappertutto. parecchie, non so dove metterli, sinceramente, perché. Sì, io una volta, guarda, 2 volte mi è arrivato un attestato di partecipazione, perché l'attestato di partecipazione è quando tu non vinci, però partecipi. Io dentro di me ho detto, beh, va bene, bisogna sapere, perché voglio dire, anche io ho fatto la giurata e ci sono anche delle poesie che a altri piacciono, a altri non piacciono. Però comunque 2 attestati e poi tutti quanti, diploma d'onore, primo premio, terzo premio, insomma. Grazie a Dio, io credo Complimenti. che sia un dono. Ecco. Sicuramente sì, ci vuole una parte che è proprio il dono, ecco, della scrittura, dell'arte in sé. Sì, Però poi, credo. se uno ha anche la passione, piano piano si può anche, no, perfezionare sicuramente, giusto? Sì, perché Poi, io poi ho fatto l'accademia, Poete e Poesie, e dove sinceramente ero un po' turbata i primi tempi perché comunque ti facevano fare delle cose un po' strane, cioè io dicevo, ma come devo fare? Cioè, poi ricominciare tutto da capo, i congiuntivi, tutto, sai, già erano cose che quando noi scriviamo, se tu ci fai caso, scriviamo
la non NN per fare più nei messaggi più in fretta, così Ah sì, abbiamo dice perso sicuramente l'uso. i congiuntivi, le virgole. Mamma mia, ho detto, mi sono ritrovata in una scuola vera. E quello mi bacchettava perché, sai, non so se lo conosci, Elio Pecora, si No, chiamava. sinceramente, Sì, no. si chiama così. Comunque, non a me, bacchettava a tutti. Poi comunque mi piaceva anche fare dei seminari, perché ci sono dei seminari da Aletti Editori, ho vinto anche con Aletti Editori. Insomma, sono stati anche loro che mi hanno cercato, appunto perché avevo questa pagina scrivendo poesie, e da lì, sai, mi La cosa hanno bene, detto, mi hanno fa sì, mi fanno fare dei concorsi. bene, bene, Giovanna. Sì. Ascolta, non so se hai piacere, io ti posso anche leggere dei commenti che Ok. stanno scrivendo. Allora, ad esempio, qui mi scrivono: ammetto di essere stato spiazzato diverse volte, più che altro dall'inciampo nella lettura che qualche licenza poetica di Giovanna mi ha causato nella lettura dei suoi comportamenti. La poesia, non so se tu leggi, la poesia è un campo affascinante e difficile e so che non è il mio. Per questo apprezzo la ricerca di Giovanna nella ricerca delle sinonimie più efficaci. Sì, diciamo che lui, non so adesso chi è, non vedo neanche il Non te lo so nome. dire perché non vediamo, no, Non si neanch'io lo è. vedo. Appunto, nella lettura lui dice dei comportamenti quando leggevo, giusto? Ho capito bene. Sì, te lo ripeto, Giovanna. Ammetto di essere spiazzato, sì, diverse volte, Spiazzato più più che volte nella dall'inciampo lettura. della lettura, sì, della licenza. Di qualche licenza poetica di Giovanna che mi ha causato nella lettura dei suoi commenti. La poesia è un campo affascinante, è difficile, lui dice, e che non è il mio. Per questo apprezzo la ricerca di, io la ringrazio, grazie. Comunque, alla fine ha capito finalmente la Quello licenza. che ti dicevo io, che magari qualcuno leggendo, ovviamente non essendo un poeta, non avendo fatto anche la quale, Certo. come hai fatto tu, Certo, potresti rimanere un attimo spiazzato nel vedere certe cose. certo, Però certo, certo. va bene. Comunque sono contenta che adesso credo che hanno capito, più o meno, Certo. penso, spero. Benissimo. Sicuramente Sì, sì. Allora, Giovanna, perché bene. dimmi. Siamo arrivati, se, hai da poco, diciamo, presentato il tuo primo romanzo. Sì. Sì, Adesso facciamo anche sì. vedere la copertina, che si chiama Beatrice e la magica baita dei nonni. È stato Sì, presentato sì, sì. a Rarallo poche settimane fa, Eventi Valsesi ha fatto anche l'articolo dedicato. E ci vuoi parlare di questo tuo primo romanzo? Come è nato? Come mai hai deciso di passare Sì. Sì. dalla poesia al romanzo? Un bel salto. Ho fatto un salto perché ti dico che diciamo che la scrittura mi ha sempre entusiasmato, cioè anche quando io ero a scuola piaceva fare più i temi che la matematica. Però va bene, adesso detto questo, ho fatto un salto perché un mio editore che veramente diceva: ma tu guarda che sei brava, perché ti limiti solo a scrivere poesie? Diciamo che mi ha incentivato, mi ha dato quell'input un po'. Però la cosa che un giorno ho visto mia nipote Beatrice, io ne ho tre nipoti, quindi le voglio bene tutte e tre, però come donna, diciamo, essendo lei una femminuccia, mi sono È un immaginata, feeling. sì, però ho immaginato la sua vita senza, quando non ci sarò più io. E quindi quando non ci sarò più io, e che poi lascerò questi libri, questi scritti, perché io andrò ancora avanti, e spero, Certo. spero. E comunque, diciamo, è come se lo scrivesse lei questo libro, non io, ma lei.
Hai immaginato come se fosse lei a scrivere un giorno? Sì, ho immaginato che Beatrice, Beatrice, che poi io l'ho chiamata perché, vedi, io ti posso leggere un po' qui così cominciamo a capire com'è Certo che sì. Certo che Allora, sì. Beatrice, una ragazza stressata dalla vita di città, rientra al paese natio dei nonni, dove tanti anni prima le avevano lasciato in eredità una casa. L'amore che nutriva per i suoi nonni materni non era mutato e dopo aver affrontato un lungo viaggio da Boston alla Valsesia, si ritrova in quella piccola baita senza avere nulla. Grazie alla magia dei nonni, ottiene tanto in brevi periodi: l'amore, il lavoro e la nascita della piccola Jenny. La felicità di Beatrice viene turbata da un evento storico: era scoppiata un'epidemia mondiale. Da medico contorto comincia a prestare servizio in ospedale, dove inizia a misurare ogni giorno con la durezza della pandemia. Fortunatamente le poesie di nonna, i libri, gli oggetti e soprattutto l'odore buono e antico dei nonni rappresenteranno la linfa necessaria ad affrontare ogni difficoltà e la baita diverrà il luogo ideale per rifocillare l'anima nei rari momenti di relax. Quindi questa ragazza torna nella baita, che era come se fosse tutto che dormiva, sai quando tutto Firmato. addormentato, tutto, e lei la risveglia perché cerca l'amore, l'affetto dei nonni che era stata veramente Dove c'era straviziata, diciamo. bene, ecco, dove aveva vissuto la sua Sì, infanzia. e Che quindi. E quindi adesso questo qui è il primo capitolo, perché il primo capitolo già ti dico che sto scrivendo il secondo. Ah, oh, caspita, stai già scrivendo il secondo libro, il secondo romanzo, la Sì, seconda parte, diciamo, la seconda della parte. vita Sì, di Beatrice. la Che bello. seconda parte. E in omaggio al libro metterò questo perché comunque. Sai, l'editore mi ha detto, ma guarda, puoi regalare gli aforismi perché io ancora non ero, sai, lui mi ha dato questo, diciamo, incentivo di fare così. Sì. Sì, quindi. Perché Beatrice, praticamente, quando lei sta male, va a cercare in soffitta delle cose di nonna e quindi trova anche aforismi, Ecco, oltre come poesie, no? e E quindi quindi ci sono sta. scritti. Bene, quindi dentro nel libro troviamo anche degli aforismi, proprio nel romanzo anche, fai Sì, riferimento. anche poesie e oltre qualche aforisma. Infatti, la nonna gli ricorda tanto di essere una donna un po' tutto, diciamo, intelligente e di essere una ragazza, diciamo. Come si dice, con i piedi per terra. Giusto, La esatto. indirizza bene, la indirizza bene. Io sto facendo passare, non so se tu puoi vederle, se lo vedono. Ah, Beatrice, Ecco, se si Beatrice. vede, questa è Beatrice che era presente alla Guarda. presentazione del libro. Eccola, che bella, La mia bellissima. piccola. Bellissima Beatrice, complimenti, molto bella, Grazie. molto bella. E la mia bambola. Beh, è molto bella. Aspetta che la metto più in grande così si vede, se fai vedere la foto, eccola. Bella, Aspetta no? di qua. Più in mezzo, bellissima, guarda che meraviglia. C'è Allora, dietro. Ma dov'è lì? Davanti a una baita? Questo non lo vedo bene. Davanti a una casa, a una sì, baita. forse sì, perché aveva fatto sì, col pupazzo di neve, È sì. bella, bellissima quella foto, bella, bella, A bella. me piacciono le baite, quindi. Beh, a chi non piacciono, eh? Poi di questo periodo con la neve, Sì, l'inverno, no. sì, Va bene, sì. Sì, allora la mi mia. sto facendo vedere, ecco, vabbè, alcune pagine del romanzo, capitolo primo, capitolo Sì. ottavo. Allora, bene, Giovanna, un'altra domanda per te. Dimmi.
Qual è il tuo pubblico ideale o quale vorresti che fosse? Secondo Ma... te, tutti possono leggere poesie, capirle o c'è un pubblico ideale per te? E il pubblico ideale sono tutti, cioè tutti quelli che amano la lettura, perché non bisogna neanche fare ovviamente discriminazione, perché c'è quelli che amano leggere o quelli che non amano leggere. Per esempio, io ho amiche che amano leggere, amiche che non amano leggere, nonostante sono amiche mie, per dire, non... questo. Certo. Però io devo dire una cosa, che la lettura è anche un'arte, come ti dicevo la volta scorsa, è arte. Leggere è arte, scusa, perché Sì. è vero che scrivere è arte, però anche leggere, sapere leggere, Anche perché sapere. non tutti amano leggere, capito? Quindi vorrei che insomma, capissero la fatica. Adesso non voglio dire perché chi scrive un romanzo deve essere, cioè dall'inizio alla fine partorisce dalla propria mente tutto. Cioè non, per esempio, io ti faccio un esempio, si fanno dei libri che magari, che ne so, tipo, per dire, io ti dico Varallo. Allora io da Varallo prendo per dire... del 1800 comincio a fare copia e incolla. Questo no, io a me poi ci sono alcuni che gli piace, per carità. Io ho detto Varallo come potevo dire Catania, come potevo dire Milano. Invece no, io dalla prima pagina all'ultima pagina lo scrivo io e lo partorisco dalla mia mente. Assolutamente. Quindi e spero che ci sia davvero, ci siano dei lettori che amano leggere le cose vere, proprio vere, che nascono dal cuore, Certo. anche con un misto di fantasia. E beh, in questo caso, questo romanzo è un po' tutte e due, giusto? È un po' cuore e un po' Sì, fantasia, vero? assolutamente sì, quello è vero. Dove possiamo trovarlo questo romanzo e anche la tua raccolta di poesie? Si trova online? Si trova in qualche negozio a Varallo? Vuoi dircelo? Sì, allora l'edizione è quella lì Tricheco, perché è una collana racconti, si trova online, si trova al centro libri a Varallo, Sì. e comunque sì, centro libri a Varallo, e poi in cartolibreria Dalla Rossi, e C'è il sole dentro me, C'è il sole dentro me, e comunque avendo io la pagina scrivendo poesia, poi con... Scrivo su Eventi Valsesi e tutto, possono, se non trovano, possono contattarmi. E... Certo. Hai anche la tua pagina Facebook, quindi puoi dire come si Sì. chiama, almeno diciamo. Allora, scrivendo poesie, poi ne ho tante, comunque aforismi, aforismando, cioè tutti ne ho apparecchi, però va bene, scrivendo poesie è quella più centrale. Su Bene, bene. Va Facebook. bene, Sì. Giovanna, ma no, forse a questa domanda in un certo senso hai già risposto. Hai Dimmi. faticato a trovare una casa editrice? Mi sembra di aver capito di no, quindi per pubblicare No, questi romanzi. perché guarda, mi sono trovata bene con uno che del Tricheco, casa editrice Tricheco, che questo qui veramente mi ha dato anche dei buoni consigli, diciamo dei buoni consigli. E poi anche altri, perché comunque non ho solo questi, libri, perché comunque sai, quando tu vinci vai in una premiazione, poi magari per dire c'è una sillogia o di poesia così, e ti inseriscono magari 3-4 poesie, dipende, no? Quando ti Ok. arriva poi il trofeo, oppure te lo vai a prendere. Io sono andata dal Liceo Belcolle, sono andata a Montevarchi. Sono andata anche a Milano, qui al Teatro Civico a Varallo, e dovevo andare a Catania, però sono stata
per 2 volte, purtroppo c'è Wow. stato il Covid e l'alluvione. Ecco, mamma mia, non sei ancora riuscita No, a scendere allora. Vabbè, ci sta. no, no. E Ci no, sta. perché lì ho i cugini. Lì ho dei cugini, parenti, ancora qualcuno c'è, quindi mi piacerebbe sicuramente. Ma Sì. sicuramente ci sarà l'occasione giusta. Speriamo. Consiglieresti a chi magari lo sta pensando, a chi vuole Sì. provare di scrivere, di provare a scrivere un libro? Lo consiglieresti? Sì, assolutamente sì. Iniziare praticamente esternare i propri, anche scrivere 2 o 3 parole, poi con la mente, perché guarda, partoriscono dalla mente, ma è il cuore che li detta, capito? Cioè, Certo. quindi è una cosa, però io dico sì, assolutamente, perché la scrittura è terapeutica. Io la consiglio a tutti, assolutamente. Guarda, mi hai fatto una bellissima domanda. E questo veramente io lo dico a tutti, quando che stanno male così, io dico, ma guarda, cercate di scrivere, ma io non riesco, io non saprei da dove iniziare, ma anche delle piccole frasi, sai, tipo Lasciarsi delle andare, lasciar sì, parlare lascia il cuore, quello che viene, viene, vero? sì, perché la mente partorisce, ma è proprio viene dal cuore. Certo, è vero, è vero. Quello, e quella è una cosa bella. Io credo che scrivere è la cosa migliore. Guarda, io ti posso dire la mia testimonianza mi ha tirato fuori da tante cose, da tanti pensieri che magari, sai, potevano essere negativi, invece sono rivelati positivi, perché io ho la mia giornata, come tu sai, è bella Molto piena, brava, sì, però assolutamente. poi mi rilasso perché scrivo il mattino presto, la notte, perché vabbè, la sera. Poi mio marito mi dice andiamo perché è tardi, ma cosa devi fare? Però comunque a me piace, non staccherei mai. Ecco, quando riesci a ritagliarti un attimo tutta per te, ti metti a Sì, scrivere. scrivo, Sì. scrivo, scrivo, perché vorrei che un giorno, anche questo, sai, vorrei che un giorno tutto quello che ho scritto, ma sia per le mie figlie, per i miei nipoti, per tutti che vengono apprezzati e che poi parola per parola, diciamo loro stessi, dice, ah, ecco cosa voleva dire, cioè analizzano di più rispetto adesso che io sono presente, diciamo. Certo. Va bene, Quindi questo. è un bel pensiero anche questo. Sì, sì, Va bene, sì. Giovanna, vedo altre domande, non ce ne sono, ci sono tante persone che scrivono ciao, buonasera, saluti. Ecco, quindi. Io non li vedo, però comunque saluto a tutti. E io li saluto anche che non riesco a vederli. Ma neanche io so qua chi c'è in linea. Poi vediamo magari dopo, una volta finita la diretta, se riesco a risalire alle persone che ci hanno Certo, seguito. certo, Perché anche per certo. me era la prima volta, come ti ho detto, quindi è tutto nuovo pure per me questo programma. Devo gestirlo un attimino in diretta insieme No, beh, certo, c'è sempre la prima volta, però a te. l'importante è avere dei buoni propositi. Assolutamente sì, assolutamente E sì. tu ce l'hai, e tu ce l'hai. Ci proviamo, Giovanna. Tu provi a scrivere, io provo a fare queste cose qua. Poi se Vedi? viene qualcosa di buono, bene. Ne siamo felici tutti Sì, e sicuramente sì, dai, due. ce Va la bene, facciamo. Giovanna. Allora, io ti ringrazio tantissimo di A aver te. partecipato. Ricordo ai nostri amici e alle nostre amiche di Eventi Valsesia che se volessero acquistare i tuoi libri possono recarsi o a Barallo presso il Centro Libri o alla Sì. Grande Libreria Rossi oppure li trovano anche online. Quindi O Beatrice anche o a te dappertutto, cioè, direttamente, sì, oppure anche contattano me tramite tramite Facebook. La tua pagina Eh Facebook, giusto? sì, Ok. scrivendo poesia. Poi comunque se vanno su internet cercando Giovanna Spitaleri, poetessa, così già la trovano tutto. Sì. Benissimo, benissimo.
Va bene, allora Ok. grazie ancora Giovanna e grazie a tutti voi per Grazie a te. averci seguito e ci vediamo la prossima volta con due chiacchiere con vedremo con chi, con un altro artista. Ok, Grazie a tutti. grazie Ciao Giovanna, a buona te, grazie a tutti. giornata. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Senza posa. Odo le gocce di una pioggerellina e un fiume in piena, tarli che rodono le mente come topi nei fienili. Saggiamente cerco l'ombra della pace, percorro i sentieri e mi ritrovo nella carezza di un raggio di sole. Esistenze che invano cercano un senso, vite segnate nei più incerti, emergono confusi sentimenti e falsità perenne. Centri d'incontro negli spazi dell'esistenza, vivere al meglio o senza. Vite senza posa, occhi lucidi e mani senza niente, generazione impotente contro voci adolutrici, campanelli d'allarme nei vuoti, frutti e sementi di un'epoca migliore, musica delle stelle di avere sempre il sole.